di servizio abbiamo ancora 9 interventi, salvo che qualcuno non voglia inserirsi adesso, perché là, su questo vostro intervento l'ultimo periodo in cui si può iscrivere. No, no, però per dire, tanto per sapere come stiamo le cose. Andiamo a 3 minuti. No, vabbè, ce la facciamo, stiamo nei tempi, siamo abbastanza bravi. Sono le 6:15. Posso spostare le domande? Sì, sì, ma devi intervenire. No, prima cosa. Seconda cosa, mi allaccio un secondo all'intervento di Michele di Bologna, perché la questione comunicazione dovrà essere, secondo me, un altro dei punti che noi dovremo in qualche modo ragionare domani, anche a, come riusciamo a rafforzare anche il nostro sito nazionale sulla, e sulle materie con cui i rapporti tra i siti e noi, perché molto spesso il problema banale è che nessuno si rende conto che è importante farci arrivare anche per mail, al sito, a qualsiasi posto, poi la gestiamo noi, ci pensiamo noi poi, però tutto quello che fate, anche il volantino, anche la stupida cosa che pensate che sia stupida, però non è stupida, perché comunque può dare lo spunto a qualcun altro per poterlo utilizzare. Allora, per esempio, secondo me anche alcune variazioni sul sito vanno fatte per renderlo più agibile, più agevole, ma, però ci possiamo lavorare, insomma, nel senso che se riusciamo a avere questa forma, diciamo, di rapporto e di relazione, poi ci aiuta anche a migliorare i siti, come facciamo su Facebook e via scorrendo. Abbiamo anche delle idee abbastanza interessanti, per cui poi saremo un giorno in modo e tempo da qui al congresso di fare una cosa ad hoc, perché abbiamo degli spunti, anche delle proposte da discutere, su cui stiamo lavorando sulla questione di comunicazione. Sapete quanto io qua personalmente ci tengo e cerco di gestire anche. Anzi, per esempio, come vedete, una volta al mese vi arriva per mail l'elenco delle uscite web, solo sui siti web, che su cartaceo sarebbe impossibile, ma l'ultima che è arrivata, era una sfilza enorme di iniziative, di citazioni, per scuola. Quindi, perché mando questo? Perché capiscano tutte le sedi di quanto lavoro si fa con le sedi, che a volte noi non abbiamo neanche la sensazione, la percezione del lavoro che si fa, ed è tantissimo, è enorme, variegato, in vari spunti, però non riusciamo a... Allora io mando quella mail con tutte le varie, fa tutte queste cose, però lo mando proprio perché voglio dare il segnale a tutti quanti che non siete soli, cioè una sede lì non è sola, insieme a lei quel giorno sta facendo l'iniziativa in un'altra sede, e magari vi aiuta, state, la fermo qua. Però abbiamo 9 interventi, gli ultimi, il decimo adesso è lui, durante il prossimo intervento, che è quello di Luca Scarselli, chiuderemo gli interventi. Luca è di Pisa, sì, ed è componente della sede nazionale. Scusa Massimo, per non stancare completamente le persone, si possono anche spostare domani. Domani no, per un semplice motivo, perché abbiamo tra le varie cose altra innovazione, oltre che dare le teste d'accordiamento, non più mandare per posta, che erano dopo 6 mesi arrivavano, no? Non mi sembra poca cosa, perché avete testa a novembre vuol dire poter far attivare, no, un testamento via suonendo. Ma domani abbiamo anche alle 11 programmato una conferenza stampa di presentazione di quello che è un po' le iniziative che abbiamo detto, le cose che vogliamo fare, la prospettiva, ci diamo come poi di abitativa. Per cui avremo questa conferenza stampa, durerà perlomeno 3/4 d'ora, un'oretta. Avremo poi il centro dei materiali, facciamo il bilancio, votiamo il bilancio. Sì, diciamo, però alle 11 dobbiamo la conferenza stampa, per cui dobbiamo essere molto precisi domani. Domani si inizia alle 9:30, scusate, ma alle 9:30 si inizia. Alle 11 facciamo un breve stop, ci siete anche voi in conferenza stampa, ovviamente, non è una cosa giusta. Si riprende e si procede con i voti. Massimo, scrivi Mimmo. Dove? Mimmo. Già iscritto, ma hai detto prima. Sì, sei iscritto, allora sei fra i 10. Sto cercando anche, no, ti spiego anche perché me facciamo. Non vado proprio in ordine come arrivo, perché cerco di alternare le città. Prima c'è stato tre interventi toscani, non mi sembrava proprio il massimo, per cui sto cercando anche di alternare le città nord, sud, centro, ecco. Non me la prendete, però è un metodo, insomma, anche per sentire linguaggi diversi, insomma. Sennò diventiamo noto. Si fa domani, però ci sono due blocchi di tessere molto pesanti, poi i compagni arrivano lì già con i bagagli da portare ad andare via. Lo so, magari poi non c'è. Nel senso, Milano e Napoli hanno due quattro da 1000 tessere, che non è 5
Troviamo un modo. Ok? Luca, scusa. Allora, io cercherò di essere sintetico, perché quello che vorrei portare all'attenzione sono proprio delle proposte concrete. Tanto Lazzari ha parlato della situazione di Pisa tendenzialmente, lontano, e tendenzialmente molti problemi ritornano. Io quello che vi vorrei proporre sono cose proprio concrete. E una, la prima, che se ne parlava anche con Massimo durante la segreteria, è da ora in poi di valutare, ogni singola sede lo può fare, perché può anche delegare, anche di valutare di rivolgersi molte volte alla Corte dei Conti. Mi spiego. Molte volte, tanto molti di voi hanno avuto a che fare con questi funzionari e degli dirigenti che si sentono degli mamma santissime, cioè praticamente sono soprattutto. L'unica persona a cui rispondono è o il vertice o il dirigente immediatamente superiore. E allora se tu gli vai a dire ti denuncio penalmente, non gliene può fregare di meno. Se gli vai a dire ti fa causa civile, non gliene frega ancora di meno. Se gli vuoi dire ti fa causa al TAR, ancora di meno. Però se trovi un caso in cui effettivamente lui ha una certa responsabilità o ha paura di dire che ce l'ha, inizia a guardarti in maniera diversa e inizia a essere pungolato in una certa direzione. Io infatti quello, ho fatto una piccola ricerca ieri, ovviamente velocemente, però ci potrebbero essere dei casi interessanti, ad esempio Massimo mi diceva di danneggiamenti di caso, cose di questo genere, oppure noi in provincia di Pisa abbiamo molti alloggi che non vengono di fatto affittati. La presentazione di un esposto, anche se poi alla fine non ci fossero proprio i presupposti, perché ricordiamoci che per un esposto alla Corte dei Conti ci voleva colpa grave e il dolo, però anche solo per far paura, anche per sollevare questa questione, potrebbe essere un notevole strumento, anche per, diciamo, per muovere le cose. Io lo dico anche perché proprio da fare non solo nel settore dell'unione inquilini, anche in altri settori. Io faccio un esempio: nella mia zona c'era un liceo scientifico, che sono riusciti a buttarci dai 7 agli 8 milioni di euro. Dico dai 7 agli 8 perché hanno fatto pure un mutuo, e così che scadrà nel 2029. Ora il liceo nuovo non è agibile, cioè hanno buttato 7-8 milioni sulla roba che non è agibile, non si sa quando lo ripiglieranno. Cioè, ho presentato un esposto alla Corte dei Conti, lo dico anche che anche lì mi c'è scoppiata la vena, perché da una parte era il mio liceo, così c'era un qualcosa di personale, dall'altra, e nel comunicato stampa che gli ho fatto materialmente dopo la presentazione, io l'ho detto a tutte le istituzioni, non mi azzardate un'altra volta a venirmi a dire che non ci sono soldi per una famiglia sfrattata, perché vi aspetta al barco. Così io, nel senso, quello che voglio dire è come strumento da usare anche per mettere in evidenza le contraddizioni delle pubbliche amministrazioni, che come diceva Massimo non è una questione di soldi, perché molte volte le buttano a... in maniera eccessiva. E non solo, quando diceva Massimo sul discorso che se ne parlava anche in segreteria, questi si mangiano tutto, poi lanciano due o tre meline così per il settore del diritto alla casa, anzi, e a quello lì gli dicono guarda c'è quello accanto che c'è un po' l'abuso un po' più nero, un po' più scuro, che te la può rubare, perché questa è la strategia. Così il fatto di iniziare anche a fare queste denunce, anche fosse a livello quasi dimostrativo, però per far emergere che ci sono e che non ci dovete venire a prendere in giro, questo secondo me è un buono strumento. Oppure usare, come nel caso di eventuali danni alle case popolari, per impedire che queste cose avvengano, o per cercare di fare assegnare eventualmente alloggi buoni, alloggi che con poco possono essere rimessi sul mercato, cioè riassegnati, può essere un buono strumento. Questo è uno. L'altra proposta, invece, che cioè l'altra cosa, questo più che altro è una comunicazione, però secondo me interessante, che mi allaccio a Cattoli e alla strategia che tanto poi ritorna, perché tanto le leggi regionali che hanno modificato su tutte le case popolari, cioè se le sono dette a tavolina, tanto sono sempre quelle le modifiche. Noi abbiamo, per esempio, ora in Toscana vogliono rimodificare nuovamente la legge regionale, e noi in particolare sul fatto dei famosi, che tornano penso in tutte le regioni, 5 anni di residenza prima di accedere alle case popolari, abbiamo presentato a firma di tutte e tre, no? E gli avvocati, tra cui ci sono io, ma c'è Lazzaro e poi il Cristian Pires, abbiamo presentato un parere legale in commissione, perché
perché effettivamente abbiamo studiato le sentenze della Corte Costituzionale, questa residenza quinquennale per noi ha effettivamente dei profili di incostituzionalità ed è stata molte volte dichiarata incostituzionale per gli stranieri. Faccio questo, lo chiarisco, però a maggior ragione se è per gli stranieri, lo ancora di più per gli italiani, il passaggio logico. Questa era una comunicazione, c'è più comunicazione su questa cosa, però che è importante di iniziare a valutare effettivamente, oltre a azioni concrete sul territorio, anche azioni mirate a cercare di sollevare, siamo il sindacato, abbiamo tantissime avvocate, anche a provare di sollevarle nelle sedi opportune. L'altra cosa che volevo dire era sulla proposta della legge Minniti. La legge Minniti potrebbe essere sfruttata in quella direzione per andare sotto, diciamo, le prefetture e chiedere che vengano mappati gli edifici, diciamo, non utilizzati e poi finalizzati a questa maniera. Però queste cose, secondo me, anche a maggior forza per dialogare anche con un altro soggetto, potrebbe essere, dal punto di vista legale, essere usare gli statuti comunali. Mi spiego. Come ha fatto a Roma, perché poi a Roma sta presentando un'istanza da far firmare, mi sembra, anche se più generale, delibera in sede popolare, però all'interno di tutti gli statuti comunali sono previste istanze, petizioni, interpellanze, eccetera eccetera, e così quello che poi voglio dire è questo: la proposta su Minniti può essere sollevata anche di fronte al comune attraverso questa sottoscrizione, queste cose, che ci darà da una parte possibilità di ritornare sul territorio, che può essere dallo sportello che, di consulenza, come diceva il ragazzo di Bologna, che da una parte fa consulenza e dall'altra mette accanto una raccolta firme, oppure in qualche modo ci apre modo di dialogare, di attaccare due soggetti, la prefettura che avrà i suoi sensi, ma anche attaccare il comune. E questa è un'altra proposta, cioè per rafforzare codesta usare gli statuti comunali che ne prevedono petizioni eccetera eccetera, che possono essere in alcuni casi fatti dalla stessa associazione, però ognuno deve vedere. L'altra cosa, sempre su questa cosa, è sempre questa: se gli statuti comunali prevedono queste petizioni ed altro, possono essere usati su tutto a questo punto. E come detto prima, prendere anche un semplice banchino e andare in strada a raccogliere due firme si investe sul territorio, così non solo per la cosa Minniti, per la circolare Minniti, ma può essere usata per tutto. Ecco quello che propongo. E così, riassumendo, la mia idea è esposta alla Corte dei Conti, le istanze comunali per la legge Minniti e poi anche le istanze istanze petizioni comunali per tutto. L'ultima cosa, e mi riallaccio a quello che ha detto il compagno di Bologna, è questa. Secondo me effettivamente occorre un qualcosa di comunicazione interna. Io arrivo a dire semplicemente una mailing list delle sedi e vi faccio un esempio semplice. Di quello che l'idea che ho avuto di fare le istanze per sorreggere l'idea della circolare Minniti e tutto, è venuta semplicemente in sede, quando si era in segreteria nazionale, perché parlandole con Massimo, che da una parte mi ha fatto l'istanza che ha fatto a Roma, e dall'altra, ovviamente quella della Minniti era già stata pubblicata. Però è importante anche perché io penso che lo possa confermare la compagna di Milano che fa parte della segreteria, ad esempio a Milano una mappatura, mi diceva lei, degli edifici utilizzati c'è già. Il che significa avere una mailing list che ti dice da una parte: io a Roma ho fatto questa istanza, guardate sedi, la potete fare anche per voi, eccetera eccetera, dedicando un canale univoco, perché il problema di Facebook e di tutte queste cose sono migliaia di messaggi, cioè io nel senso difficile invece avere una specie di canale interno che può essere una mailing list più veloce, permette di scambiare le idee velocemente. Come ho detto io, l'istanza mi è venuta parlando in segreteria con Massimo e dall'altra parlando con la compagna di Milano, che là invece ce l'hanno già,
questa mappatura, ma significa se ce l'hanno già, tu la puoi proporre anche te dal basso. Ecco perché dico che l'ultima proposta è facciamo semplicemente una mailing list con le sedi ufficiali, che ovviamente non che ogni sede non ci scriva ciao o cose varie, però quando ha un'esperienza, una proposta breve, la fa presente alle altre e si inizia a discutere, cioè esistono gruppi Google, cioè sono queste cose qui. Basta, queste 3-4 proposte concrete. Grazie anche complessivamente alla sede di Pisa, che ha dato spunti diversi, quindi grazie mille. Tocca di dire che devo dire a colui, però no, poi non funziona. Io ora sono dalla tua parte, non riusciamo a litigare stavolta, noi abbiamo una lunga consuetudine. Allora, Fabio Cocchis di Bergamo, facciamo parlare prima di sedi che non ho parlato proprio. Ciao a tutti, io porto una riflessione che è quella elaborata dalla nostra sede di Bergamo, che da un po' che discutiamo. Allora, a Bergamo, cercherò di leggerlo perché è una lavorazione collettiva, a Bergamo l'Unione Clini è cresciuta in questi anni di crisi economica attraverso la pratica della resistenza alle esecuzioni forzate. I picchetti che organizzano vedono famiglie sotto sfratto portare solidarietà attiva ad altre famiglie che rischiano di perdere la casa. La solidarietà e il mutuo soccorso tra le famiglie proletarie attraverso i processi di auto-organizzazione sono stati il modello con cui abbiamo radicato il sindacato. Questa pratica si è strutturata attraverso poi sportelli sociali che sono autogestiti dalle stesse, spesso dagli sfrattati che seguiamo, e la diffusione di assemblee auto-organizzate delle famiglie che organizzano collettivamente le lotte. Lo stesso modello l'abbiamo poi esportato nelle case popolari, dove stiamo costruendo comitati di caseggiato che decidono in forma assembleare le lotte in difesa per la manutenzione, per la riduzione degli affitti, e insieme costruiscono forme di solidarietà e mutuo soccorso. Questa pratica di costruzione dal basso, con un'attenzione minuziosa alla crescita dei livelli di coscienza dei proletari e della costruzione di azioni di autotutela di tipo mutualistico, ci ha fatto raggiungere un fragile equilibrio. Gli attivisti del sindacato garantiscono oggi a quasi tutte le famiglie che si rivolgono ai nostri sportelli un aiuto per evitare l'esecuzione dello sfratto e spesso per permettere il passaggio da casa a casa. Nella città capoluogo dei paesi medio-grandi, in gran parte tutte le famiglie sfrattate che noi seguiamo riusciamo poi a ricollocarle attraverso i processi di l'assegnazione di un alloggio pubblico a canone sociale. Oggi però noi abbiamo nuovi problemi da risolvere, che sono poi i problemi che analizzava la compagnia di Livorno, cioè la crisi economica. La crisi economica che è iniziata nel 2008 influisce ancora in modo profondo a livello nazionale nel nord Italia e nella nostra provincia. Questo perché è un processo che non è transitorio, ma che investe in profondità i meccanismi di accumulazione e di riproduzione capitalistica. Dentro la crisi il capitale si sta riorganizzando, ristrutturando il sistema produttivo finanziario per trasferire più risorse possibile dai proletari verso il sistema bancario e finanziario. Per questo le condizioni sociali dei proletari vengono sempre più duramente attaccate, sia nel fronte lavorativo col taglio dell'occupazione dei salari, ma anche nei processi di ristrutturazione di taglio al welfare state. Sempre più persone si rivolgono ai nostri sportelli di consulenza domandando non più solo un sostegno legato alla questione della casa, ma su tutti i bisogni: lavoro, alimentazione, assistenza, salute, istruzione. Per ultimo, il discorso che faceva il compagno di Milano, cioè la legge regionale lombarda che produrrà un altro elemento di taglio e di privatizzazione del welfare. È una normativa che trasforma radicalmente l'edilizia pubblica e la subordina ancora di più alle logiche di mercato e ai processi di privatizzazione. Una delle conseguenze sarà sicuramente l'esclusione di tanti proletari, i più deboli, quelli sotto sfratto, dalle assegnazioni, e probabilmente in futuro, quando i regolamenti attuativi andranno anche sull'edilizia pubblica, su chi vive nelle case popolari, si rischierà un nuovo aumento degli affitti delle case popolari. Pertanto il fragile equilibrio che abbiamo raggiunto nelle pratiche di autotutela probabilmente non reggerà ai processi di smantellamento delle garanzie sociali. Ci siamo quindi iniziati ad interrogare da diverso tempo
come fa tutta l'Unione Inquilini, su quali modelli organizzativi adottare. Sicuramente la proposta della segreteria nazionale ci permette una risposta politica alta, cioè tentare di spostare in avanti i rapporti di forza a livello sociale e progettare processi di ricomposizione dei vari pezzi del movimento per la casa. Quindi noi sosteniamo la proposta della segreteria, ci permetterebbe di avere vertenzialità più efficaci a livello locale e magari tentarle a livello regionale, visto che in Lombardia esiste una ricchezza delle lotte, soprattutto Bergamo, Brescia e Milano, che potrebbero permetterci di aprire una vertenzialità a livello regionale. La riflessione però che noi vogliamo portare come ulteriore elemento di riflessione parte più dal basso, e per questo noi ci siamo interrogati su quali sono i terreni di risposta delle classi popolari rispetto alla crisi, cioè come i proletari si stanno iniziando a difendere, si sono difesi e si difendono dagli attacchi che il capitale fa alle proprie condizioni materiali di vita. Per questo noi abbiamo iniziato la nostra riflessione da Gramsci, il quale elabora e analizza le varie forme di resistenza alle ristrutturazioni del capitale da parte dei proletari e come queste si evolvono su livelli progressivi di crescita di coscienza di classe. C'è una risposta che Gramsci chiama elementare, che è quella che agisce attraverso la solidarietà familiare di piccolo gruppo. C'è poi un'ulteriore risposta, che è quella sociale organizzata, che nasce da una crescita di coscienza di classe più allargata dal piccolo gruppo a livello di classe, che permette una lotta economica. C'è poi una risposta politica organizzata, che è data dalla capacità di connettere i due livelli verso una risposta politica più generale. In questo schema di analisi noi abbiamo capito che a causa dei processi di disgregazione sociale e culturale i ceti popolari hanno risposto in questi anni attraverso una difesa elementare basata sul consumo del risparmio accumulato nel periodo fordista degli anni 70 e 80. Questo è il motivo per cui in Italia di fatto non sono esplose rivolte spontanee come è successo in altri paesi europei. Infatti il risparmio accumulato nei decenni precedenti, che è in via di esaurimento, permette ancora alle famiglie proletarie di resistere alla crisi. Ma non tutti i proletari hanno un risparmio accumulato e soprattutto ci sono dei limiti ai processi di impoverimento. Dopodiché i livelli di difesa elementari non bastano più. Per intervenire in questa dinamica abbiamo ritenuto necessario costruire forme di organizzazione sociale che partano dal terreno elementare della solidarietà elementare, ma che cercano di far nascere pratiche sociali che diano una risposta organica a tutti i bisogni legati, dall'abitazione, ma al lavoro, all'alimentazione, all'assistenza, alla salute, all'istruzione. Stiamo sperimentando pratiche di auto-organizzazione che si aggiungono alla difesa della sola abitazione, attraverso un'iniziativa diretta, ma anche con la collaborazione con altri gruppi e associazioni, cioè sportelli di assistenza a chi ha i debiti, la distribuzione di beni alimentari di prima necessità a prezzi calmierati attraverso i gruppi di acquisto popolare, per aiutare le famiglie che faticano ad accedere a un cibo buono e a basso costo. Progetti di autoproduzione agricola attraverso terreni pubblici che permettano di un autosostegno del reddito per le persone disoccupate. L'erogazione di servizi assistenziali e sanitari come il dentista sociale o lo psicologo sociale, che oggi sempre meno vengono garantiti. Cioè il tentativo è che le diverse pratiche riescano a uscire dalla difesa di carattere elementare per arrivare a costruire spazi pubblici in grado di connettere in una difesa organica tutti i bisogni negati, generando forme di welfare dal basso che abbiamo chiamato comune sociale. La rete per l'auto-organizzazione popolare è lo strumento che molte realtà mutualistiche in diverse regioni d'Italia si sono dati per costruire una realtà di carattere nazionale. Questa realtà agisce ancora a livello comunale, perché il comune rimane ancora, nonostante i continui tagli, l'istituzione che il sistema utilizza ancora per dare parziali risposte ai bisogni sociali. E questo è il luogo più facile di iniziativa per le forze antiliberiste. Infatti le pratiche sociali autonome da una parte sostituiscono l'ente locale nella risposta ai bisogni sociali oggi negati dalle politiche di austerità, dall'altra si oppongono agli ulteriori tagli che vengono fatti.
In tutta Italia in questi anni, come lo testimoniano alcuni interventi anche oggi, stanno nascendo in forma spontanea tantissime pratiche sociali mutualistiche che nascono sempre di più, ma che hanno spesso il limite di agire in modo separato, sia territorialmente che sui bisogni. Per questo diverse realtà nazionali stanno elaborando una carta fondativa della confederalità sociale. Questo è un progetto che potrebbe dare la possibilità alle esperienze autonome e indipendenti di riconoscersi in piena libertà in uno spazio politico nazionale per approfondire il conflitto contro le politiche di austerità. Quest'anno a Bergamo, durante il vertice del G7, che si è tenuto a Bergamo dal 14 al 15 ottobre, si è organizzata un'assemblea nazionale di tutte queste pratiche sociali. Doveva essere una scadenza minore, il vertice con il G7, è diventato un appuntamento importante perché più di 100 associazioni, movimenti, partiti e sindacati si sono trovati a discutere. L'Assemblea ha lanciato la proposta di un appuntamento nazionale in cui rilanciare questa carta della confederalità sul livello nazionale. Allora, noi di Bergamo pensiamo che per sostenere questa prospettiva, quella del comune sociale, per approfondire i rapporti con le realtà che aderiscono a un progetto nazionale della confederalità sociale, per rendere più efficace le lotte dei proletari, l'Unione Inquilini deve attuare la decisione che abbiamo preso anche in segreteria nazionale di sostenere la rete per l'autorganizzazione popolare e cercare di fare in modo che le varie sezioni locali dell'Unione Inquilini facciano crescere strutture mutualistiche e la costruzione di una connessione di queste strutture mutualistiche e che permettano anche la nascita quindi di un movimento di carattere nazionale. Quindi la nostra richiesta, il nostro bisogno è anche questo, che sembra non centrare col problema della casa, ma c'entra con un problema più generale dei processi di impoverimento e della costruzione delle forme di iniziativa proletaria per contrastarli. Basta, questo è tutto. Grazie. L'intervento adesso di Mimmo Lopresto di Napoli. Buonasera a tutti. Il coordinamento nazionale la volta scorsa mi aveva incaricato di rappresentare l'Unione Inquilini nella Confederazione Unitaria di base. Io ho partecipato a tutti gli incontri nazionali fatti dalla CUB. Sapete che la CUB ha indetto uno sciopero generale recentemente. Abbiamo tentato di fare un percorso partecipativo, cioè l'invito che arrivava a me come coordinatore della CUB lo estendevo a tutte le sedi, sollecitavo un po' tutte le sedi a dare un contributo sulle proposte, sulle iniziative, sulla discussione che avveniva all'interno della CUB e poi le raccoglievo, facevo una sintesi e li riportavo nell'assemblea dei coordinatori nazionali della CUB. Attraverso questo scambio avvenuto in rete, le proposte dell'Unione Inquilini all'interno della CUB è stata proprio una proposta mia che, come diceva anche il compagno di Bergamo, con il calzare della crisi economica e sociale dovrebbe riportarci anche indietro nel riprendere quelle che storicamente sono state le parole d'ordine che il movimento operaio si è dato in 200-300 anni di assalto al cielo. Io ho sostenuto con forza, no, la proposta che è uscita da tante riunioni Assemblea Nazionale dell'Unione Inquilini, che della riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario, perché se il lavoro non c'è, l'orario di lavoro da 100 anni non diminuisce, mentre dall'altra parte abbiamo visto che nei processi produttivi l'automazione ha determinato l'innalzamento dei ritmi e dei tempi di lavoro.
dall'altra parte si riduce il salario e il lavoro diventa sempre più precario. Se manca il lavoro e aumenta il tempo di lavoro, anche la casa diventa un elemento essenziale, perché se non si ha il lavoro non si ha la possibilità di accedere al mercato libero delle locazioni, non si ha la possibilità di pagare i mutui, si diventa insolventi e si entra in un meccanismo infernale. Queste cose, che sono ovvie, hanno una certa difficoltà ad essere capite e comprese dell'Assemblea Nazionale della CUB. Cioè, più di una volta il coordinatore nazionale della CUB, che poi non è, voglio dire, il compagno Marcello, no? Che è un bravissimo compagno, però voglio dire, ha un ruolo molto marginale. Se ci viene chiesto come organizzazione politica, come organizzazione sindacale, di apportare dei contributi migliorativi al testo che poi convoca lo sciopero generale, e noi su queste varie ordini, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, lavorare tutti, lavorare meno, perdi il lavoro, perdi la casa, perdi la dignità, perdi anche la libertà, perché vai a dormire sotto i portici, subisci questi processi di involuzione autoritaria tutti interni al decreto Minniti, e alla fine, insomma, nella convocazione dello sciopero generale la questione abitativa trova appena un aggettivo, mentre vi posso garantire che il dibattito interno alla CUB e interno a SGP, forse SGP ha sostenuto con più forza queste posizioni dell'Unione Inquilini, hanno trovato spazio solo in un rigo. E questo è un invito che farei alla segreteria nazionale, farei al coordinamento nazionale dell'Unione Inquilini, che se la presenza dell'Unione Inquilini è un fatto marginale nel coordinamento della CUB, non avessero le spalle a chiederci continuamente di partecipare, no? Perché non è un problema di spostarsi da Napoli a Milano ogni tre mesi, lo facciamo con molta tranquillità questo, no? Però se ci dobbiamo andare per pura presenza, meglio non andarci, no? Meglio starci. Io sono una persona molto concreta e molto pratica, insomma, analizziamo l'avanzamento della crisi, vediamo le devastazioni sociali che determina sui territori, proponiamo anche delle iniziative, se poi voglio dire non veniamo ascoltati, è inutile andarci. Poi se decidiamo che comunque insomma, ci dobbiamo andare, anche se non ci pensano proprio, continueremo ad andarci. Poi una serie di riflessioni che voglio fare è sulla vita nella nostra città, cioè la città che noi immaginiamo, la città possibile, la città bella, la città che accoglie, la città che integra, la città che coinvolge, la città che fa partecipare. Napoli in questi periodi è attraversata da una serie di conflitti. Io vengo da un quartiere difficile, no? Impossibile, dove abbiamo sperimentato forme di integrazione da 40 anni con i Rom, la Scampia, i Rom. Io amo sempre ricordarlo queste cose, perché sono lotte antiche che partono dal 1980, partono dal terremoto e dal dopo terremoto. A Scampia, quando erano ancora tutte campagne, quando ci fu il terremoto, io stavo nel comitato di Vico Banchinuri, che era un comitato nel centro storico di Napoli che ha fatto storia in materia di lotta per il lavoro, per la casa, per la dignità. Su e dopo il terremoto noi lanciamo una grandissima parola d'ordine, che era quella lì di dire: e adesso terremoto di classe, tutto quello che è vuoto e sfitto nella città di Napoli, mentre il potere costituito cercava di portare i proletari, di cacciarli dal centro storico e di portarli a 40, 50, 60 chilometri da Napoli, sul litorale Domizio, non so se siete pratico di Napoli, no?
però c'era questa tendenza di cacciare i proletari dal centro storico. Cirino Pomicino, che è stato ministro del bilancio in vari governi, con il suo progetto Il Regno del Possibile, prevedeva la costruzione di un centro direzionale che partiva dalla zona centrale e arrivava fin su ai quartieri spagnoli, no? Cioè, il quartiere spagnolo è un agglomerato di palazzine popolari nel cuore di Napoli, abitato da 300 anni da 400.000 proletari. E Cirino Pomicino, potentissimo ministro delle finanze di Andreotti, progettava la costruzione, buttare tutto a terra e di fare un unico grande luogo dove i centri di comando potessero esercitare il loro potere. La parola d'ordine che uscì fuori dai comitati di lotta, dai comitati di base, era quella lì di restare nella città, il terremoto di classe, ed occupammo tutto quello che c'era da occupare. A Sciambia c'era una delle comunità rom più forte, sto parlando di 37-38 anni fa, di migliaia di rom che popolavano quel quartiere, che 30 anni fa non era solo ville o il degrado o l'abbandono che c'era. E ricordo che furono loro a sostenere le occupazioni di migliaia di proletari. Loro ci dissero dove prendere l'acqua, dove prendere la luce, dove organizzare la vita sociale e come organizzare la vita sociale. Questa è una memoria lunga, perché in quel quartiere, a Scampia, a Secondigliano, io vengo da quei territori, è stata sperimentata in 40 anni, coinvolgendo religiosi. C'è una scuola di gesuiti che da 40 anni insomma hanno insegnato ai rom tante cose, li hanno portati all'università, molti di questi ragazzi insomma sono cresciuti, sono cittadini come noi. Quando c'è stato l'incendio del campo rom di Scampia, nonostante una propaganda massiccia, becera, schifosa della peggiore destra maffarista, nemmeno quella destra che conoscete voi qua ad Ostia, cioè quella destra legata alla camorra, legata al marcio, all'immondizia che esiste nella Napoli Nord, hanno tentato di fare una serie di manifestazioni, di presidi. Io li ho documentati su Facebook, che ci sono andate le loro manifestazioni. Non raccoglievano più di 10-20 persone, tra cui anche il presidente della municipalità, che io ho redarguito davanti a tutti, no? Dicendogli che lui non poteva stare lì, che nella festa istituzionale non mi rappresentava. Noi abbiamo organizzato 10 giorni dopo una manifestazione a sostegno dei Rom, con i Rom, con loro davanti, eravamo 1.000 persone. C'è questa dimostrazione che quando i territori vengono sensibilizzati, vengono umanizzati, vengono resi partecipativi, la gente sa chi è il proprio nemico e sa da che parte stare. Cioè, non ci sono politiche di preclusione. E voglio dire anche un'altra cosa, che molto spesso i compagni, quanto vanno nelle istituzioni, sono i peggiori. C'è un compagno assessore di Rifondazione Comunista eletto nella lista Beni Comuni nel centro antico di Napoli, parliamo di San Lorenzo, dove c'è la sede del sindacato, attualmente assessore ai Beni Comuni nella municipalità, è stato quello lì che ha chiesto lo sciopero del mercatino multietnico, che esiste da 20 anni, è autorizzato a via Bologna, cioè nel centro della città, alle spalle della stazione centrale. È uno che ha fatto dichiarazione sulla stampa dicendo che sente la sensibilità dei cittadini, no, sente la sua sensibilità, perché lui è stato eletto in una lista Napoli Beni Comuni, che non è una lista di destra o di estrema destra, è una lista che ha sostenuto la rielezione del sindaco De Magistris, quindi è lui che dovrebbe andare da un'altra parte, insomma, no? Ecco, queste cose qua io penso che sono dei segnali importanti, perché
l'integrazione, la solidarietà vive se ci sono dei percorsi insieme, se ci sono dei percorsi unitari. Non è che noi diciamo il rom è bello e simpatico e non ci dà fastidio se ruba, no, al contrario, lì ci sono delle scuole dei gesuiti, ma una lunghissima militanza del Gridas, dell'Unione Inquilini, dell'Opera Nomeda, del Rom e di no, voglio dire, della sperimentazione. C'è un ristorante, Chambier parliamo, c'è un ristorante multietnico che è gestito dai Rom e, da questa associazione di napoletani, lavorano insieme, preparano in un posto bellissimo vicino alla municipalità, un ristorante che è enorme, maestoso, ma non c'è questa, cioè non ci sono cittadini che vengono con le mazze in mano perché vogliono picchiare i Rom che fanno il ristorante con i cittadini o le associazioni napoletane. Quindi voglio dire, noi dovremmo imparare a camminare insieme, dovremmo imparare a capire che c'è, è possibile fare una città diversa. Finito? Poi una questione che è legata anche al mio processo, c'è una riflessione che io volevo naturalmente invitare ai compagni, c'è una riflessione sull'urbanistica e il potere, perché il terremoto e il dopo terremoto nella città di Napoli. Voi sapete che nella città di Napoli, solo nella città di Napoli, con i fondi della legge 219, sono state realizzate oltre 20.000 alloggi popolari. Nella città di Napoli, nella provincia di Napoli, sempre con i fondi del dopo terremoto, sono stati realizzati oltre 40-50.000 alloggi. Tanti napoletani sono stati cacciati via da Napoli, sono andati nella provincia di Napoli, ci sono paesi vicino a Napoli, Melito o Quarto, che 30 anni fa facevano 20.000 abitanti, adesso ne fanno 60.000, ci sono 40.000 napoletani, cioè i melitesi toccano, perse, sono minoranza etnica all'interno del loro paese, e molti di questi abitazioni sono stati costruiti dalla Camorra, insomma, no, parliamoci molto chiaramente, perché il denaro ce l'hanno loro, lo fanno girare loro. Melito Quarto sono città che sono state saccheggiate selvaggiamente. Ecco, noi vogliamo riflettere su questa, sull'urbanistica e sul potere, perché con i fondi del dopo terremoto sono nati, cresciuti, consolidati e solidificati questi grandi agglomerati urbani. Chambier è un quartiere di 60.000 abitanti formato a lotti, cioè la vita economica e sociale si fa all'interno di questi lotti. Le vele sono lotti, L, M, C, e la vita si svolge lì. Lotto H, e parliamo di un agglomerato di 700 famiglie. Lotto S, c'hanno nomi con le lettere alfabetiche, lotto H, lotto S, lotto LM, le vele, lotto G, lotto G, e ognuno di questi lotti ha una storia consolidata di potere della Camorra, perché l'urbanistica si presta a consolidare questo potere, si presta a favorire le attività di queste associazioni, perché sono vicoli costruiti uno addosso all'altro. C'è l'idea della vela, delle vele, le sette vele, era quella di riproporre la cultura del vicolo non in lunghezza ma in altezza. Cioè ogni vialotto delle vele erano vicoli che si sovrappongono l'uno all'altro. Mia madre, che era cieca, nella vela gialla, che ha vissuto per 20 anni, riscopriva il suo essere sociale di Capodichino, no? Di Secondigliano, cioè si affacciava, chiamava la signora a fianco di sotto, Carmè, vieni a prendere un caffè, no?
perché era così. Cioè le vele sono così, è la sovrapposizione di vicoli, uno a fianco all'altro o uno dentro l'altro. E naturalmente questo è quello che questo tipo di urbanistica ha prodotto nella realtà napoletana, devastando anche quello che era il tessuto sociale antico, vecchio, fatto di relazioni, di solidarietà, di umanità, no? Che nella città di Napoli esisteva. Cioè i napoletani doc, noi diciamo adesso che prendiamo le cose peggiori di Milano, la freddezza e l'insensibilità, e abbiamo perso quello che erano i nostri valori fondanti, che era la solidarietà e l'uguaglianza. Ci si aiutava tra di noi, no? Ci si stava insieme, ci si aiutava tra di noi. Un po' naturalmente ha inciso anche le lotte di Camorra che ci sono stati negli ultimi 20 anni. C'è il territorio dove vivo io, in 10 anni di guerra di Camorra ha visto la morte di 200 ragazzi, no? Molti dei quali io li ho conosciuti personalmente, insomma, no? Ecco, questo ha determinato. Ecco, invertire questa cosa. Io penso che con il sindaco attuale molto è stato fatto, si poteva fare molto di più naturalmente, no? Ma è un comune pieno di debito, costantemente sotto la tagliola del dissesto economico finanziario, ha ereditato debiti paurosi e spaventosi dalle amministrazioni della Iervolino e di Bassolino, che farebbe bene insomma ad andarsene in montagna, no? A vivere la sua esistenza. Ecco, questo sindaco, voglio dire sindaco, c'è tutta una partecipazione popolare, no? Che non emerge dalla rete, ma c'è una realtà territoriale fatta da giovani, da centri sociali che occupano, utilizzano spazi sociali che erano abbandonati, il vecchio manicomio criminale nel cuore di Napoli. OPG sta facendo un percorso eccezionale. Voglio dire, c'è tutto questo fermento di iniziative, tentativi dal basso di presa del potere, che bisognerebbe valorizzare, no? Questo in contrasto con il disastro sociale che è stato determinato da queste politiche urbanistiche scellerate. Venendo al discorso di prima, noi dovremmo riprendere anche le parole d'ordine storiche degli unioni nobili, no? Quella lì di dire: se ci sono le case vuote, noi insistiamo sulle autorità pubbliche perché hanno questo potere. Io al sindaco di Napoli queste cose qua le dico tutti i giorni, però so quanto è difficile mettersi contro la proprietà. Se ci sono case vuote e ci sono cittadini che stanno per strada, è tuo dovere requisire le case vuote e libere. Sono segnali importanti che noi dobbiamo dare. È intollerabile che abbiamo gente che viene buttata per strada e la speculazione economica e finanziaria impedisce l'utilizzo di beni pubblici, perché le case vuote sono beni pubblici, non solo le caserme, non solo, ma anche le case vuote. Noi dobbiamo toccare la proprietà privata, la dobbiamo toccare, cioè dobbiamo dire che è eresia, è impossibile che in una città che soffre ci sia ricchezza abbandonata e che non viene utilizzata perché il proprietario ci vuole lucrare. Quindi queste parole d'ordine, che requisire, che è una, voglio dire, è una parola d'ordine storica dell'Unione Inquilini, come lavorare tutti, lavorare meno, è una parola d'ordine storica del movimento operaio, la riduzione della giornata. Ecco, noi dobbiamo far tesoro di quella che è stata l'esperienza di 200 anni di lotta organizzata del movimento operaio. Nella città di Napoli abbiamo rinnovato l'accordo territoriale per scelta. L'Unione Inquilini ha delegato nella trattativa, non è facile, ha delegato nella trattativa con Confindustria, con la PIC, i più arroganti, penso che un'esperienza consolidata sono i piccoli proprietari, no? Cioè le associazioni dei piccoli proprietari sono quelli con il sangue agli occhi,
quelli che non ti vogliono concedere nemmeno un centesimo di risparmio sugli affitti. Ecco, noi stiamo avvicinando questi giovani, no? Noi, la figlia di Sladica, Antonietta, si è fatto 7 mesi di trattative, l'ha fatto lei. Cioè, mi hanno chiamato per firmare l'accordo, ma io pretendo che lo firmasse lei, no? Perché bisogna dare merito e spazio a questi giovani che a Napoli si stanno impegnando. Sì, l'abbiamo firmato, ma viene... No, non è ancora arrivato, perché l'abbiamo firmata e praticamente ci sarà la presentazione al comune in sala aggiunta. È inutile portarla da... Sì, quindi l'abbiamo... L'ha rinnovata lei, insomma, una ragazza di 26 anni, sì, per l'Unione Inquilini l'ha rinnovata lei. Per quanto riguarda la questione dell'informazione, io poi ho visto un po' le pagine dell'Unione Inquilini di Napoli, no? Nonostante io sia una persona che cerco di nascondermi, ma quelle pagine sono diventate impossibili, insomma, no? Se vedete i nostri cellulari, sono cose impossibili. C'è un flusso continuo di iniziative, di associazioni, gruppi, comitati, che non è che contattano l'Unione Inquilini, pensano di che l'Unione Inquilini è cosa loro, e che a noi fa piacere, naturalmente, no? Cioè, l'Unione Inquilini è cosa loro. E molto spesso notiamo che questo flusso di informazioni non riesce ad arrivare sul sito dell'Unione Inquilini. Cioè, noi abbiamo fatto una manifestazione appena un mese fa al Comune, eravamo in migliaia, unitaria, con un manifesto unitario, no? Diffuso in tutta la città di Napoli, eravamo 4.000 persone sotto al comune e niente, non c'è stata notizia sul sito. No, l'ho mandato. Sì, io lo mando sul posto elettronico, l'ho mandato a lui il testo del manifesto, le mette sulle pagine Facebook. Te l'ho detto pure questa cosa qui. E te l'ho detto pure questa cosa qui. Voglio dire, c'è questa difficoltà a capire che. C'è questa difficoltà, no, ma io l'ho mandato, c'è questa difficoltà, ma non è che mi dispiace più di tanto, dico la verità, no? Perché il flusso di notizie, di informazioni che circola nella città arriva dove deve arrivare, voglio dire, a noi interessa coinvolgere i proletari, i cittadini, ecco, adesso c'è questa battaglia sulla vela, no? Sapete che delle 5 vele, sì, andranno tutte giù tranne una, che io dico è la più brutta. La più brutta, la più pericolante, la più quella lì dove c'è consolidato un potere camorristico molto forte, la vela celeste, andrà giù la vela gialla, no? Che è stata un po' la resistenza scampia, la vela gialla, no? Quindi vanno via la rossa, va via la gialla, vanno via le due. E rimane la vela celeste, lì dentro ci metteranno 240 famiglie e sarà una tragedia per 240 famiglie che lì ci rimarranno nonostante quello che dice il sindaco per altri 20 anni. Sapete che c'è una trattativa dura e difficile del sindaco con il governo centrale, perché il governo, quello che ha fatto con il comune di Roma, con il comune di Napoli, nemmeno lo pensa. Noi abbiamo una costa meravigliosa a Bagnoli, dismessa di dal Sider, potrebbe essere la Barcellona del Sud. Il governo mette il cappio al collo al sindaco, incurante, ci hanno nominato un amministratore delegato, insomma, nominato da Renzi, svuotando i poteri che il comune di Napoli ha, voglio dire, poi dicono che il sindaco strilla. Voglio vedere, insomma, secondo il sindaco di una città di 1 milione di abitanti, su uno dei posti più belli di Napoli, Bagnoli, Pozzuoli, Coroglio, il Renzi di piazza un suono di fiducia, insomma, no? Scavalcando il comune e tutte quelle che le associazioni ambientaliste stanno muovendo sul territorio di Bagnoli, insomma, se il sindaco ha ragione o meno di strillare tutti i giorni. Quindi io penso questo e credo che in modo unitario, se c'è la possibilità di un incontro nazionale sul diritto alla casa, sul rilancio dell'edilizia
popolare, su riprendere quel pacchetto Fanfani sull'edilizia popolare. Ecco, io penso che noi dovremmo puntare in alto, cioè rilanciare e riprendere l'edilizia popolare, perché servono case popolari, servono case popolari. E quindi voglio dire, senza, io sono per buttare giù tutto quello che è brutto, vecchio, pericoloso ed antipatico, e lì costruire il nuovo, non mettere cemento in sostituzione di altro, ma buttare a terra quello che non serve e rifarlo nuovo. Ecco, quindi io sarei per fare un'iniziativa nazionale insieme a tutti quelli che ci stanno, non solo i movimenti, ma anche le organizzazioni sindacali storiche dell'inquilinato, per dare un segnale forte che il diritto alla casa, il diritto al lavoro sono dei diritti fondamentali. Grazie. Comunque a febbraio ci sarà la conferenza nazionale sulle politiche abitative sulla base del documento che avete, che abbiamo firmato con Federcasa, quindi a febbraio c'è già questo appuntamento e il documento dice cose interessanti. Allora, scusate, sono rimasti 7 interventi, abbiamo dato un po' più di spazio a Mimo.